dibattito. Tante grazie, infatti nuovo non sono, anzi il problema è che non sono nuovo. Infatti mi sono ricordato che 20 anni fa a Borca di Cavrone, io tenni una relazione, il tema era la parrocchia, però mi si chiese una relazione sulla pastorale extra parrocchiale. Adesso il tema è evangelizzazione e strutture pastorali personali, ma è ovvio che il tema è molto vicino a quello di 20 anni fa. Tanto è che quando incominciai a preparare la relazione entrai in crisi e quindi telefonai a Marino Moscone con l'idea di dire che forse era meglio cercare un altro relatore. Dalla sua decisa risposta si può vedere che sono qua a fare e a tenere questa relazione. Ho cercato di fare ex novo tutto quanto e vi avete il testo, io farò un po' una sintesi e io naturalmente tutto ex novo, quindi non c'è autoplagio, si può vedere anche in compilazione, non c'è autoplagio, però per la verità parto dallo stesso presupposto di 20 anni fa, in questo sono stato cocciuto, e cioè che a me sembra che queste, caso specifico, strutture pastorali personali non siano soltanto una scelta organizzativa, ma rispondano ad esigenze giuridiche, cioè di giustizia, di diritti dei fedeli. Poi il titolo della relazione è evangelizzazione e strutture pastorali personali. Certamente io parto dal fatto che l'evangelizzazione richiama subito la pastorale. Questa è più ampia della sola evangelizzazione, ma la trasmissione della buona novella è comunque compresa nell'attività pastorale e proprio per questo parlerò delle strutture pastorali personali. L'organizzazione pastorale tende ad adattarsi alla diversità dei popoli e i popoli si identificano solitamente, non sempre, con un territorio. Peraltro la territorialità garantisce la cattolicità della Chiesa in quanto una struttura pastorale territoriale è di per sé aperta a tutte le persone che stanno nello stesso territorio. Tuttavia non vanno dimenticate altre esigenze che possono consigliare una strutturazione a base personale. Non per nulla uno dei principi della redazione del codice dell'83 è stato quello di conservare sì il criterio territoriale quale perno dell'organizzazione ecclesiastica, ma senza trascurare la possibilità di stabilire delle strutture pastorali personali. Peraltro ci sono fenomeni in cui si percepisce come non possa esistere una totale territorialità o una assoluta personalità. In ogni caso, l'opera di evangelizzazione non può guardare ai solo popoli, ma deve considerare soprattutto le singole persone. In fin dei conti, la salvezza è personale, ogni anima ha il valore immenso di essere stata creata direttamente da Dio, di essere voluta da Dio per se stessa, di essere stata redenta da Cristo. Non basta quindi la pastorale comunitaria se essa non comprende l'attenzione personale ad ogni singolo fedele. D'altronde sono le singole persone i titolari dei diritti fondamentali, in modo speciale del diritto fondamentale riconosciuto dal canone 213 di ricevere i beni spirituali della Chiesa, principalmente i sacramenti e la parola di Dio. E questo diritto non va inteso in un senso minimalista, ma tenendo conto che tutti i
fedeli sono stati chiamati alla perfezione, alla santità, e pertanto bisogna fornire loro gli aiuti necessari spirituali perché possano essere fedeli alla loro vocazione. Inoltre va considerato anche lo statuto di libertà del fedele, in quanto anche esso coincide notevolmente sull'assetto organizzativo pastorale. Il codice, peraltro, riconosce espressamente il diritto dei fedeli a seguire la propria forma di vita spirituale, da cui è facile dedurre il diritto del Christi Fidelis di libertà nella scelta dei mezzi e delle modalità di accesso ai beni salvifici, benché la formulazione codiciale dei diritti fondamentali non abbia esplicitamente raccolto questo diritto. Esso comunque può essere ravvisato in tante manifestazioni e in tanti dati storici, per esempio, e abbiamo sentito il Laterano IV, la parrocchia obbligatoria, anche per un motivo di, diciamo così, ordine pubblico. Però al tempo stesso, come la consuetudine contra legge, perfino universale, ha sempre richiesto questa libertà dei fedeli fino ad arrivare alla formulazione attuale in cui il precetto domenicale, il precetto pasquale, lo si può compiere ovunque. I beni giuridici ora ricordati, appartenenti ai fedeli, costituiscono esigenze pastorali che obbligano le autorità ecclesiastiche a definire gli sviluppi organizzativi. Infatti l'organizzazione pastorale deve seguire i principi della giustizia distributiva determinata dal diritto fondamentale dei fedeli a ricevere i beni spirituali necessari non per la salvezza intesa in modo minimalista, bensì per la santità. La giustizia distributiva deve poi basarsi sull'uguaglianza di proporzionalità, la quale, lungi dal comportare di dover dare a tutti lo stesso, obbliga a dare ugualmente a tutti i beni spirituali di cui ognuno ha bisogno, secondo le circostanze e le esigenze pastorali dei singoli. Queste esigenze porteranno non poche volte a dover stabilire strutture pastorali a base personale piuttosto che circoscritte all'unico criterio della territorialità. In altre parole, le strutture pastorali personali non rispondono solo a tradizioni o a scelte puramente organizzative, ma hanno una base giuridica, cioè costituiscono una risposta ai diritti dei fedeli. Vediamo ora quali siano queste strutture pastorali personali. Prima di tutto diocesane. Prima ancora direi che esiste la possibilità della diocesi personale, qui al canone 372, paragrafo 2. Però oltre alle diocesi di diverse chiese rituali presenti nello stesso territorio, in cui i criteri di territorialità e personalità vengono mescolati, attualmente non ci sono nella Chiesa Latina diocesi personali con giurisdizione esclusiva. Ciò che va segnalato invece è la possibilità di strutture personali all'interno della stessa diocesi territoriale. Come ricorda il canone 383, paragrafo primo, e questo anche è un promemoria agli eccellentissimi vescovi qui presenti, al vescovo diocesano, coadiuvato dal suo presbiterio, spetta la sollecitudine pastorale nei confronti di tutti i fedeli, rivolgendosi con animo apostolico anche verso coloro che per la loro situazione di vita non possono usufruire sufficientemente della cura pastorale ordinaria. Per adempiere a tale missione, il vescovo dovrà organizzare l'attenzione pastorale, predisponendo le apposite strutture e gli opportuni incarichi pastorali. In questo senso ci sono uffici diocesani, pastorali,
sono i vicari episcopali che possono compiere questa funzione. Però, oltre agli uffici incarichi personali, è più interessante qui considerare le strutture pastorali e prima di tutto, naturalmente, le parrocchie personali. Come sappiamo, la diocesi deve essere divisa in parrocchie, cioè in comunità di fedeli stabilmente costituite, la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore. La definizione codiciale rispecchia la dottrina del Vaticano II, secondo cui la parrocchia è un cetus fidelium, una determinata parte della diocesi che costituisce in vero la cellula della diocesi. In tale concetto non si include il territorio come elemento definitorio. Tuttavia, la regola generale di cui al canone 518, pur ammettendo delle eccezioni, vuole che la parrocchia sia territoriale e la ratio di tale criterio è ben precisata nello stesso canone. Tale cioè che comprenda tutti i fedeli di un determinato territorio. L'apertura alla totalità dei fedeli presenti in un territorio risponde ad una duplice esigenza. Da una parte è necessario che il servizio pastorale primario offerto dal sacerdote preposto a capo della cellula della diocesi sia rivolto a tutti senza eccezioni, con il solo limite tracciato dalla costituzione della parrocchia. Dall'altra, la necessità di attribuire, a norma del canone 102, un preciso domicilio, quasi domicilio parrocchiale a tutti i fedeli, onde individuare il parroco proprio di ognuno con le conseguenze giuridiche che ne derivano per determinati atti. Riguardo a quest'ultimo requisito di natura disciplinare, ma contenente precisi beni pastorali, si può osservare che la regola generale della delimitazione territoriale delle parrocchie appare come norma costitutiva, nel senso che al di là dell'esistenza o no di parrocchie personali, numerose o meno, ci dovrà pur sempre essere la parrocchia territoriale che potremo chiamare di base. In altre parole, non sembra che nello stato attuale della disciplina ecclesiastica una diocesi possa essere divisa nelle solo parrocchie personali. Ad ogni modo, il canone 518, dopo aver affermato il principio generale della territorialità, stabilisce che ubi vero id expediat constituantur parroche personales, razione, ritus, lingue, nationis Christi fidelium, aliquius territorii atque alia etiam ratione determinante. La possibilità di erigere parrocchie personali, previste tra l'altro già dal canone 9 del Lateranense IV e raccolta anche dal Concilio di Trento, era stata messa in atto durante i secoli. Mi riferisco soprattutto alle parrocchie rituali, ma anche nazionali, gentilizio per stamenti sociali determinati. Il codice del 17, canone 216, paragrafo 4, prevedeva, a parte le parrocchie rituali, tale possibilità di altre parrocchie personali, condizionandola però all'ottenimento del corrispondente indulto apostolico. Si può comprendere la volontà limitativa del codificatore del 17 pensando alla convenienza di evitare nazionalismi o indebiti privilegi, ma le necessità pastorali sono sempre impellenti e perciò non sorprende che Pio XII abbia posteriormente lasciato alla competenza dell'ordinario del luogo la facoltà di erigere parrocchie personali, senza bisogno di ottenere l'indulto previo della sede apostolica, nel caso si trattasse di provvedere alla cura di migranti, vista la ragione pastorale esistente. Posteriormente, il decreto conciliare Christus Dominus, al numero 23, esortò a provvedere alla cura pastorale dei fedeli di diversa lingua
per mezzo di sacerdoti e parrocchie a conoscenza della stessa lingua. Già il direttorio per i vescovi Ecclesiae in Mauro del 22 febbraio 1973 additò come soluzione pastorale non proprio eccezionale l'elezione di parrocchie personali. Non desta meraviglia quindi, anche sulla base della dottrina conciliare sull'episcopato, il vigente canone 518, il quale riconosce in capo al vescovo diocesano la facoltà di erigere parrocchie personali nella propria diocesi senza che sia necessario ottenere un previo indulto della Santa Sede. Oltre alla eliminazione del requisito dell'indulto pontificio, il canone 518 non solo permette ma promuove, costituendo l'elezione di parrocchie personali laddove id expedia. La valutazione dell'opportunità spetta al vescovo diocesano, sentito il Consiglio Presbiterale. Peraltro il canone 518 elenca delle ragioni che possono delimitare personalmente una parrocchia. Non solo il rito, ma anche la lingua, la nazionalità, atque aria e sembrazione determinata. È stata enfatizzata la necessità di contare su una ragione sufficiente per procedere a costituire una parrocchia personale. In realtà, a mio avviso, rimangono validi i tre requisiti individuati dal menzionato direttorio per i vescovi del 1973, che si sono la necessità oggettiva, ovvero il bene delle anime, omogeneità di un gruppo umano e, infine, garanzia della validità degli atti. Questi criteri dovranno essere valutati prudentemente. L'importante è che la decisione prudenziale avvenga dopo l'attento esame delle esigenze pastorali e del gruppo e della diocesi, nonché delle possibilità reali di costituire una nuova parrocchia. Ci sarebbe anche da chiedersi se elementi di tipo carismatico o provenienti da decisioni volontarie dei fedeli potrebbero costituire la ratio per l'elezione di una parrocchia personale. Il caso più comune oggigiorno è quello delle parrocchie per fedeli che desiderano seguire la liturgia di San Pio V. Il tema è complesso, al punto che per dare una risposta compiuta occorrerebbe addentrarsi nel ginepraio della normativa sul tema e dei beni giuridici coinvolti, cosa che esula assolutamente dall'oggetto della presente relazione. Ad ogni modo, se si considera la parrocchia personale come un'entità di carattere cumulativo con la parrocchia territoriale, di modo che i fedeli appartenenti ad una parrocchia personale siano al contempo fedeli della parrocchia territoriale in virtù del loro domicilio o quasi domicilio parrocchiale, molte delle ipotetiche difficoltà spariscono. Lasciando da parte le parrocchie rituali, per le quali occorrerà spostare le norme generali sulla interritualità, e qui ci sono esperti sul tema, non io, non esiste una norma generale che stabilisca in modo chiaro il carattere cumulativo delle parrocchie personali, ma se si tengono a mente le disposizioni contenute nei canoni dal 102 al 107, difficilmente si può pensare ad una parrocchia personale che escluda l'appartenenza a quella territoriale. D'altronde, la disciplina sul domicilio parrocchiale appartiene a ciò che i classici chiamerebbero il nervum, discipline ecclesiastiche. Peraltro, dalla prospettiva del fedele, la giurisdizione cumulativa non è altro che un diritto di scelta del servizio pastorale, in questo caso per la parrocchia territoriale e quella personale. Non per nulla si è fatto strada nell'ambito degli Stati Uniti l'espressione parish of choice. D'altronde, già nel XIX secolo, le quasi parrocchie e chiese rettorali erette per i migranti erano considerate come un'offerta libera, anziché come una determinazione necessaria del riferimento pastorale. Insomma, il carattere cumulativo della parrocchia personale
consentirebbe di soddisfare le necessità pastorali di un gruppo di persone e al tempo stesso eviterebbe di isolare tale gruppo dal resto dei fedeli. Le considerazioni sull'appartenenza ad una parrocchia o ad un'altra mette in rilievo l'importanza del terzo requisito dettato dal direttorio per i vescovi del 73, e cioè la necessità di garantire la validità degli atti, o meglio, la certezza della validità degli atti. In questa materia risulta di rilevante importanza adempiere pedissequamente la normativa sul registro degli atti relativi ai sacramenti del battesimo, confermazione, matrimonio, ordine e di coordinarsi in ciò con la parrocchia territoriale. Tra l'altro alcune norme relative alla pastorale organizzata personalmente lo ricordano espressamente. In ogni caso a me sembra che le esigenze pastorali si possano compiere più delle volte, anziché con una parrocchia personale, con la erezione delle cappellanie. Quindi passiamo al tema delle cappellanie. Il codice promulgato nel 1983 ha voluto dedicare dei canoni specifici alla regolamentazione della figura del cappellano. Il codice precedente parlava in maniera sparpagliata dei cappellani di alcune comunità e trattava delle cappellanie principalmente sotto il profilo patrimoniale. La vigente normativa si concentra sull'ufficio del cappellano. Si è passati appunto dal patrimonio all'ufficio. Il decreto conciliare Christus Dominus aveva avvertito la necessità di sviluppare particolari forme di apostolato e di avere un particolare interessamento per quei fedeli che a motivo della loro condizione di vita non possono godere a sufficienza della comune ordinaria cura pastorale dei parroci o ne sono privi del tutto, come sono moltissimi emigranti, gli esuli, i profughi, i marittimi, gli addetti a trasporti aerei, i nomadi e altre simili categorie di uomini. In realtà la sensibilità per l'attenzione pastorale di questi gruppi umani e la consapevolezza di dover rendere più flessibile l'organizzazione pastorale per venire incontro a queste peculiari esigenze sono state precedute da alcune iniziative sorte durante il pontificato di Pio XII, in particolare il rilancio della pastorale castrense e l'organizzazione del servizio pastorale in favore dei migranti e di altri gruppi umani caratterizzati dalla mobilità. Il canone vigente 564 definisce il cappellano come il sacerdote a cui viene affidata stabilmente la cura pastorale, almeno in parte, di una comunità o di una peculiare, o di un peculiare gruppo di fedeli. La stabilità dell'affidamento conferma quindi che si tratta di un ufficio ecclesiastico. Interessante anche il tema della nomina, che essa è conferita dall'ordinario del luogo a cui appartiene, anche istituire il presentato o confermare l'eletto. Quindi non è riservata al vescovo diocesano, come avviene per esempio per il parroco o altri uffici. E ciò trova giustificazione proprio nel contenuto del compito pastorale del cappellano, che a me sembra che più delle volte si dovrebbe occupare di parte della cura pastorale, ma non di tutta la cura pastorale. Il fatto poi che il codice faccia riferimento esplicito alla facoltà di istituire il presentato o confermare l'eletto risponde alla natura del rapporto tra il cappellano e la comunità, la quale può avere appunto un diritto di presentazione o di elezione. In più, in questa materia, oltre al limite della potestà dell'ordinario del luogo imposto dal codice per la nomina dei cappellani delle case di un istituto religioso laicale, ci possono essere condizionamenti provenienti dagli accordi con le autorità civili, come avviene in Italia nel caso dei cappellani militari o della polizia, la cui nomina è efficace soltanto quando i cappellani sono inseriti, nel caso dei cappellani militari, nell'organico delle forze armate o nel caso dei cappellani della polizia,
negli organi della Polizia di Stato mediante un atto dell'autorità civile. Dovendo occuparsi della cura pastorale, che può essere definita in qualche modo come peculiare per le modalità dell'azione pastorale e per le circostanze di vita dei beneficiari, il cappellano dovrà essere munito della preparazione specifica per svolgere tale peculiare compito, conoscenza della lingua, nel caso dei migranti o della cultura, eccetera, e inoltre delle facoltà di cui parla il canone 566, paragrafo primo, facoltà di confessare, di predicare, di amministrare il viatico, l'unzione ai malati e della confermazione a chi è in pericolo di morte. Inoltre il cappellano può essere al contempo rettore della chiesa non parrocchiale annessa alla sede della comunità, con tutto ciò che ciò comporta a norma del codice. Insomma, il cappellano dovrà essere provvisto delle facoltà necessarie per svolgere la cura pastorale di cui hanno bisogno i fedeli che costituiscono la ratio dell'istituzione della cappellania. Infatti il canone 568 augura che sia costituito un cappellano per coloro che per la loro situazione di vita non possono usufruire della cura ordinaria dei parroci ed elenca esplicitamente, ma solo a titolo solo semplificativo, gli emigranti, gli esuli, i profughi, i nomadi e i naviganti, riecheggiando la normativa di Pio XII sulla pastorale in favore di coloro che sono interessati dalla mobilità umana. Oltre che per le categorie delle persone elencate dal canone e per le case degli istituti religiosi laicali, è frequente che ci siano cappellani per gli ospedali, carceri, le scuole, le università e per altri luoghi di lavoro, nonché per altre aggregazioni sorte da circostanze umane ordinarie, oppure dall'iniziativa dei fedeli stessi. Si tratta dunque delle necessità di una cura pastorale speciale che trova il suo fondamento giuridico nel diritto dei fedeli di ricevere abbondantemente, come diceva la cura fino a un secondo, i mezzi salvifici, in modo tale che se le loro circostanze, volontarie o involontarie che siano, richiedessero una struttura pastorale speciale, l'autorità ecclesiastica dovrebbe organizzarsi in tal senso. Ritengo dunque che, malgrado la formulazione del citato canone 568, l'ufficio di cappellano non sia sostitutivo di quello del parroco, ma piuttosto complementare. La necessità non sarà tanto relativa alla cura parrocchiale, ma a un altro tipo di servizio pastorale. Il dovere giuridico di provvedere alla cura pastorale mediante un cappellano può anche avvenire in seguito ad un accordo tra le autorità civili e le autorità ecclesiastiche, no? Come avviene a volte con, come abbiamo detto, la polizia o possono anche altri ospedali o carceri, eccetera. Benché il codice tratti precipuamente del cappellano sotto il profilo dell'ufficio canonico, non va trascurata l'esistenza del gruppo di fedeli causante la presenza di un cappellano, né il legame di comunione che si crea tra di loro, retto dal sacerdozio ministeriale. Se con il codice dell'83 si assistiti ad un passaggio dall'attenzione della cappellania, intesa come la destinazione perpetua di una massa di beni i cui frutti provvedevano determinati oneri pii, si è passati da questa concezione della cappellania a una focalizzazione del ruolo dell'ufficio pastorale del cappellano, la vita della Chiesa sta portando ineludibilmente a dover considerare le cappellanie anche se come comunità e come enti bisognosi di un'attenzione economica. Infatti talvolta la cappellania di un ospedale o di un'università coinvolge più sacerdoti a tempo pieno o parziale, sicché nascono tutte le questioni di carattere disciplinare, rapporto tra i cappellani fedeli ed economico proprio degli enti pastorali. Passo ora a analizzare le strutture pastorali personali sovradiocesane.
Ci sono delle aggregazioni umane e dei fenomeni presenti nelle diocesi che le trascendono e che richiedono quindi una soluzione pastorale sovradiocesana. Talvolta infatti la stessa attività pastorale richiede un'unità di indirizzo e di coordinamento in territori che comprendono più diocesi. Nel XX secolo, prima del Vaticano II, questo fenomeno si è presentato più volte. Già subito dopo la Prima Guerra Mondiale, per esempio nel 1918, per la cura pastorale dei profughi in Italia, la Santa Sede decise di nominare un prelato il quale tenesse luogo dell'ordinario proprio ed immediato per i sacerdoti e seminaristi profughi e per meglio provvedere all'assistenza religiosa dei laici profughi. Oltre ad altre singole soluzioni simili, il pontificato di Pio XII segna in questo ambito uno sviluppo notevole. A parte la spinta data alla pastorale castrense, il Papa Pacelli incentivò la pastorale con i fedeli coinvolti nel fenomeno della mobilità umana, predisponendo un'organizzazione di coordinamento a livello nazionale, sebbene priva di giurisdizione, nel rispetto della loro vigente territorialità pressoché assoluta della giurisdizione ecclesiastica. Infatti, sono diversi i fenomeni sociali che possono domandare un'unità di indirizzo pastorale a livello nazionale o sopranazionale. Non può destare meraviglia dunque che il Vaticano II abbia prospettato la possibilità di costituire giurisdizioni personali dinanzi a delle necessità pastorali trasdiocesane. Il decreto Christus Dominus numero 42 infatti afferma che, poiché, cito, le necessità pastorali esigono sempre più che alcuni incarichi pastorali abbiano unità di indirizzo e di governo, è opportuno che siano costituiti alcuni uffici che possano servire a tutte o a più diocesi di una determinata regione o nazione. Uffici che possono essere affidati anche ai vescovi. E il numero successivo del decreto parlava appunto degli allora vicariati castrensi. La natura cumulativa della giurisdizione castrense riflette la ragion d'essere di queste peculiari circoscrizioni ecclesiastiche, che lungi dall'essere quella di sostituire la diocesi, consiste invece nel fornire un'assistenza pastorale peculiare a chi, per le proprie condizioni di vita, ha bisogno di un tale tipo di attenzione. Sembrerebbe che l'equiparazione giuridica dell'ordinariato militare alle diocesi, dell'ordinario militare al vescovo diocesano, del cappellano al parroco, non venga sempre correttamente intesa, in quanto esiste la tendenza, a mio avviso, a fare un'equiparazione totale, senza tenere conto delle eccezioni dovute alle disposizioni specifiche, nonché alla natura delle cose, cosa tra l'altro ricordata espressamente dalla spirituale Militum Curae. La brama di essere uguali in tutto alle diocesi, come se si trattasse di una questione di maggiore o minore prestigio, porterebbe a far perdere l'identità della pastorale castrense, renderebbe macchinosa la sua struttura e le farebbe perdere la sua specifica efficacia pastorale. A parte il caso specifico della cura pastorale ai militari, c'è da segnalare che il Vaticano II aveva previsto anche la possibilità di erigere peculiari diocesi per prelature personali, laddove sia reso necessario, da motivi apostolici, facilitare non solo una funzionale distribuzione dei presbiteri, ma anche l'attuazione di peculiari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali in certe regioni o nazioni o addirittura in tutto il mondo. Oltre alla soluzione data al fenomeno pastorale creato dall'Opus Dei, la figura delle prelature personali era stata presa in considerazione come possibile risposta alle necessità pastorali derivate
dalla mobilità umana e in un ulteriore momento venne anche prevista dal Benedetto XVI come soluzione canonica offerta ai fedeli coinvolti nella fraternità San Pio X qualora volessero tornare alla piena comunione con la sede apostolica. La prelatura personale in sostanza permetteva di mettere un'attività pastorale peculiare a disposizione di fedeli appartenenti a più diocesi aventi bisogno di un'attenzione complementare sotto un'unica guida giurisdizionale. In motu proprio dell'8 agosto del 2023, con cui Papa Francesco ha novellato la normativa codiciale sulle prelature personali, ha reso esplicito che i fedeli coinvolti nell'azione di queste prelature continuino ad essere interessati dalla prescrizione del Canon 107 relative alla determinazione del parroco e dell'ordinario proprio mediante domicilio o quasi domicilio, sebbene ciò fosse sempre stato dato per scontato, vale a dire che si era sempre considerata la giurisdizione del prelato personale di natura cumulativa e mai esclusiva. Il cambiamento però più profondo, operato dal citato motu proprio, consiste, pur mantenendo il nomen iuris di prelatura e di personale, nell'assimilare dette prelature alle associazioni pubbliche clericali con capacità di incardinare, il che sembra togliere a questa figura l'attitudine a far fronte alle speciali necessità pastorali di aggregazioni umane transdiocesane. Queste necessità però esistono e spesso richiamano una unità di governo pastorale. Ritengo perciò che in forza dell'ecclesiologia del Vaticano II, della dottrina contenuta nei citati numeri del decreto Christus Dominus e dell'auspicio del Presbiterorum Ordinis numero 10, si possa comunque far fronte a questi richiami pastorali, sebbene occorrerà ideare nuove figure extracodiciali, come potrebbe essere l'ordinariato personale con giurisdizione cumulativa, benché la dicitura sia difficile da recepire nelle lingue diverse dall'italiano, no? La parola ordinariato di solito non mi piace. Peraltro esistono ormai degli ordinariati personali non previsti dal codice, legati alle necessità provenienti dalla diversità di rito, o dalle scelte di seguire certe tradizioni liturgiche, nel caso dei provenienti dall'anglicanesimo. Anche se in questo caso non mi sembra che ci sia giurisdizione cumulativa. In tutte le forme di strutture pastorali personali sovradiocesane deve riflettersi la naturale collaborazione tra i pastori nel rispetto delle competenze di ciascuno. Si tratta di considerare la presenza simultanea di più strutture pastorali dalla prospettiva della teologia della comunione. Dal momento che né il vescovo nella sua diocesi né tantomeno il parroco nella sua parrocchia formano un compartimento stagno all'interno della Chiesa Cattolica. Spetta poi al Nus Petrinum servire questa comunione dirigendo il coordinamento pastorale affinché l'azione dei diversi pastori territoriali e personali sia più efficace per la salus animale. Peraltro le norme relative a queste strutture pastorali personali di ambito transdiocesano prevedono che la sede apostolica, prima della loro elezione, ascolti le conferenze episcopali interessate. Insomma, come vi ha spiegato la lettera Communionis Notio, l'esistenza degli enti costituiti dalla sede apostolica, i cui membri sono anche membri chiese particolari, dove vivono ed operano, non solo non intacca l'unità della chiesa particolare fondata nel vescovo, bensì contribuisce a dare a questa unità l'interiore diversificazione propria della comunione. Per il loro carattere sovradiocesano, radicato nel mistero petrino, tutte queste realtà ecclesiali sono anche elementi al servizio della comunione delle diverse chiese particolari. E detto questo, passo a alcune considerazioni di carattere conclusivo. In una istruzione intitolata La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione
evangelizzatrice della Chiesa del 29 giugno del 2020, che è stata già richiamata, l'allora congregazione per il clero affermava: il territorio non è più solo uno spazio geografico delimitato, ma il contesto dove ognuno esprime la propria vita fatta di relazioni, di servizio reciproco e di tradizioni antiche. È in questo territorio esistenziale che si gioca tutta la sfida della Chiesa in mezzo alla comunità. Sembra superata quindi una pastorale che mantiene il campo di azione esclusivamente all'interno dei limiti territoriali della parrocchia, quando spesso sono proprio i parrocchiani a non comprendere più questa modalità. E citava in nota un testo del Sinodo dei Vescovi del 2 anni prima, in cui si legge: una visione dell'azione parrocchiale delimitata dai soli confini territoriali e incapace di intercettare con proposte diversificate i fedeli, e in particolare i giovani, imprigionerebbe la parrocchia in un immobilismo inaccettabile e in una preoccupante ripetitività pastorale. Il testo della Congregazione per il Clero concludeva però con questa avvertenza: d'altra parte, è bene precisare che sul piano canonico il principio territoriale rimane pienamente vigente quando richiesto dal diritto. Per meglio comprendere l'intreccio tra le strutture pastorali, territoriali e personali, conviene considerare la dimensione comunitaria della parrocchia. Laddove è presente la celebrazione eucaristica, l'amministrazione dei sacramenti, la celebrazione e la trasmissione della parola di Dio, si forma la comunità cristiana. La parrocchia dunque è sì una comunità, ma la finalità della parrocchia non è quella di costruire artificiosamente a tutti i costi una comunità. Ritengo infatti che esista il rischio di enfatizzare eccessivamente la dimensione comunitaria della parrocchia, dimenticando che alla fin fine ciò che conta è che i singoli fedeli vivano la loro fede non solo nei momenti di vita parrocchiale, ma anche e soprattutto in tutte le circostanze della loro vita. E qui ricordo che nell'incontro di Borca di 20 anni fa, dedicato alla parrocchia, il compianto Don Renato Colonelli finiva provocatoriamente il suo intervento con la domanda se la parrocchia fosse una comunità. E poi concludeva che ciò che era davvero importante è che l'azione pastorale fosse in vista del supremo bene della persona. Peraltro, la focalizzazione esclusiva dell'aspetto comunitario potrebbe anche indurre a percepire i fedeli solo come membri della comunità, e una siffatta visione riduttiva porterebbe ineludibilmente a ritenere che la perfezione cristiana dipenda dalla partecipazione alla vita della comunità parrocchiale, dimenticando che la missione del fedele laico è quella di vivere la sua fede negli ambienti familiari, professionali e sociali che gli sono propri, cioè nel cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio, come dice la Vincenzi. Infine, sarebbe pure una concezione distorta quella che reputasse la parrocchia come una comunità chiusa, fino al punto di percepire con diffidenza e gelosia qualunque altra attività pastorale al di fuori del controllo parrocchiale. Ricordo appunto il filosofo Sergio Cotta, diceva, no? E si innervosiva quando sentiva dire che la Chiesa è comunità. No, la Chiesa è comunione, non è comunità. Sarebbe interessante interloquire, però non è possibile. L'organizzazione pastorale deve mirare al bene delle singole persone, senza dimenticare però che la persona umana non è una sostanza isolata, bensì un essere in relazione. E con Dio e con gli altri, proprio perché è stata creata l'immagine e somiglianza della Santissima Trinità. Il rapporto personale con Dio non esclude le relazioni umane, anzi le comprende.
Ciò comporta che al momento di distribuire i servizi pastorali non si possono misconoscere le aggregazioni umane naturali, prima fra tutte quella della famiglia, e poi altre volontarie come quella che si possono formare in ambito lavorativo o nei contesti ricreativi, o financo forzate, per esempio derivate da uno stato di povertà o di persecuzione o altro. A mio modo di vedere, all'organizzazione pastorale non spetta la creazione di comunità fittizie, le quali rischiano di ledere la libertà del fedele, ma ritengo che le strutture pastorali debbano piuttosto venire incontro alle necessità delle comunità umane naturali già formate, in modo tale che così facendo possano costruire di fatto e sulla loro base delle comunità ecclesiali. Tutto ciò comporterà che, assieme alle strutture pastorali territoriali, ci devono essere anche altre delimitate da un criterio personale. E vi ringrazio.